Oltre 70 i sindaci della provincia di Lecce, insieme ai consiglieri regionali e parlamentari salentini, 50 le associazioni del territorio e numerosi cittadini, i quali sabato 9 marzo hanno preso parte alla Marcia per la Legalità, organizzata dall'amministrazione comunale di Casarano in seguito all'agguato di chiaro stampo mafioso, verificatosi la settimana precedente in città e che ha lasciato non solo sgomento e preoccupazione tra i casaranesi, ma anche tanta indignazione e voglia di impegnarsi per diffondere un messaggio di legalità che oggi ha risuonato per le strade del comune salentino. Veramente fa piacere l'adesione di tanti sindaci, credo quasi tutti, e di tante associazioni, perché veramente ce ne sono tante che hanno aderito, quindi questo significa che è un problema sentito, è un problema che tocca tutte le nostre comunità, non solo Casarano, e quindi secondo me questo è un segnale forte, proprio per proseguire sulla legalità. Il corteo, dopo il ritrovo e la partenza dai giardini William Ingrosso, ha attraversato le strade e la piazza di Casarano per poi giungere in piazza Petrarca, il luogo dell'agguato di 7 giorni fa, dove hanno preso la parola il primo cittadino Ottavio Denuzzo e Don Antonio Coluccia, il cui impegno contro la criminalità organizzata è noto a tutti. Beh, il Salento ha bisogno che i nostri luoghi, che sono molto belli, abbiamo una terra benedetta da Dio, un territorio bellissimo, questi territori vanno abitati, e dove ci deve essere partecipazione sociale, dove abbiamo le varie agenzie educative sui territori, le parrocchie, il comune, le associazioni sportive, tutti quanti dobbiamo lavorare insieme perché il bene comune lo dobbiamo affermare e il bene comune è compito di tutti i cittadini affermarlo.